Ragazzi, posso dire che ho guardato un po' di culo, abbiamo fatto degli ascolti, stiamo facendo ascolti importanti, eh. Per esempio, sabato, la replica, il conduttore senza filtro, che va in onda comunque all'ora nostra solita, finiamo al 10%. Lo share, guarda. Il 10% di share sabato. Ma mangiamo in onda solo repliche? No, vabbè, questo no, le altre serie sono più complicate, però il 10% sabato sera è clamoroso. Ecco perché stanno arrivando quelli della rete a farci i complimenti. Victor Victoria, niente come sembra, è presentato da No. Per mantenere il suo corpo liscio e levigato, per eliminare i peli superflui, Piero Guerrera usa niente. Niente. Pucom. Obiettivamente serve una sigla per cominciare. Questa che abbiamo l'hanno schifata. Questa sigla non è un granché, lo capisco anche da me. Se c'è una cosa che mi consola è che siamo a metà. Provo a cantarla alla malica. Benvenuti a una nuova puntata di Victor Victoria. Beh? Stai bene, Arisa? Sì, tu? Ti vedo. In che senso? No, niente, okay. Basta. Andiamo avanti perché non è il caso, non vorrei approfondire. Benvenuti a una nuova puntata di Victor Victoria e c'è Geppi che è già pronta a sparare... Un complemento oggetto subito, grazie. Melissa, che è pronta a fare il nostro, i nostri ospiti, e il nostro pianista volante, maestro Barbera. Ciao, ciao Vicky, ciao. Bene, abbiamo salutato tutti quanti, siamo pronti a cominciare e io adesso passo alla nostra Geppi Cucciari, scusami. Geppi, come va? Bene, grazie, tu? In bene. Casa, tutti bene, amici? Bene. Bene, allora, cara Vicky, lo sai, questo qua è il momento, quello, diciamo, so, un po' più questo retrogusto amaro, diciamo, con cui noi però vogliamo comunque dare il benvenuto ai nostri numerosissimi telespettatori. Chi non ci sarà con noi, ti starei domandando? Chi? Vado subito a saziarti. Ma mi domandavo proprio questo. Non sarà con noi Adrian Mutu, perché deve allenarsi dopo aver steso un cameriere l'altra notte a Firenze. Sabato debutta al Madison Square Garden di New York nella categoria pesi pirla. Madison Square. Madison Square Garden. Garden. Non ci sarà Sergio Marchionne. No. Sì. Come mai? Perché non lavora più alla Fiat. Perché domenica, pensate, da Fazio aveva detto di essere soltanto un metal meccanico. Certo. E in quanto metal meccanico siamo andati una lettera di licenziamento automaticamente da se medesimo e senza lavoro. È senza lavoro. Vai Sergio, vai con il curriculum, compila. Tra l'altro, indimenticata la verve mostrata da Fazio, veramente, contagiosa anche. Perché? Cosa vuoi dire? È che aveva sempre la stessa espressione, sembrava tipo... La stessa espressione. Sembrava la stessa espressione, proprio, la stessa espressione. Stessa espressione. Non può dire niente. Che lavora in fabbrica, ecco. Ecco. Non ci sarà Jean Sarkozy, il figlio del presidente Sarkozy. Peccato. Perché il babbo lo ha fatto eleggere come consigliere comunale in un paesino della Provenza e sta studiando, come si dice in francese, il trota, le trottes, le poissons, le trottes, che sarà il suo nome d'arte. Sì.
Quindi io direi, adesso che abbiamo avuto queste brutte notizie, sì, dai quelle peggiori, di chi c'è veramente ospite. Va bene, allora vado a darvi le brutte notizie, anzi in realtà le belle notizie. Grazie mille Jeffy. Ciao Vicky, a dopo. Ci vediamo dopo. In realtà abbiamo ospiti strepitosi anche questa sera, Renzo Rosso e Fabio Volo. Per cui a questo punto io vorrei introdurre il primo e prego maestro, prego Arisa. Grazie. C'è qualcosa che non va in questo cielo. C'è qualcuno che non sa più che ore sono. C'è chi dice qua, c'è chi dice là. Io non mi muovo. C'è chi dice qua, c'è chi dice là. Io non ci sono. Tanta gente convinta che ci sia nell'aldilà qualche cosa, chissà. Renzo Rosso comunque ci sarà, che ci accontenterà. C'è chi dice no, c'è chi dice no. Io non mi muovo. C'è chi dice no, c'è chi dice no. Io non ci sono. C'è chi dice no, c'è chi dice no. Ciao. Ciao Renzo. Ciao. Faceva cagare il ballo di Paride, adesso lo rifacciamo bene. Vai, vai, vai. Da qua. Ah, no. Aspetta, cosa ti hanno fatto vedere? Che programma hai guardato tu? Non lo so. Tu guardi il Chiambretti? Assolutamente sì. Ah, ecco, lo sapevo. È così. Can't touch this. Can't touch this. Niente, guarda Chiambretti, Renzo. Accomodati. Ciao Renzo, come Ciao. Va? Bene. Ti trovo bene? Thank you for inviting me. Prego, you're welcome. Senti, io sono contentissima di averti ospite. Ah, prima di cominciare, Renzo, vorrei mandarti dalla nostra Melissa per smazzare, perché ti faremo il mazzo. Okay. In diretta, okay. Durante... E vi voglio ricordare che fino al 26 novembre... anche noi passiamo al digitale terrestre in Piemonte e Lombardia, per cui ci trovate sul canale 7, okay, o 107. Vado. Ci credi alle carte? Assolutamente no. È un buon inizio, non ci crede nessuno. Come facciamo, Melissa? Beh, poi piano piano si accorgeranno che dico la verità. Quando cominceranno ad accadere le cose. È in faccia, però. No, è bello come gioco. Lui lo prende come un gioco, un po' anche sì, noi. Sì, un po' anche però, noi, certo. Esatto, però lei dice delle cose, insomma, è abbastanza sconvolgente, ci azzecca abbastanza. Di quelle che ho fatto, sono sicura? No, però può prevedere il futuro attraverso okay. le carte. Vedi qualcosa di buono nel frattempo? Sì. Sì? Sì. Anche se, vabbè, ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo, va bene. Allora, senti Renzo, tu sei patron di un'azienda d'abbigliamento molto importante, la Diesel, però io, capiscimi, non posso passare tutta quanta la sera a nominarla,
No, no, okay. Anche perché sono tante, poi non è solo la diesel. Esatto, ce ne sono tantissime, però prevalentemente diciamo insomma la diesel, anche perché questo è un programma a impatto zero, noi siamo politicamente corretti e non ci vede, non ci caga nessuno, per cui diciamo che adesso ogni volta che faremo riferimento alla diesel chiameremo così. GPL. Okay. Nice. Va bene? Yeah. Può funzionare? Perfetto. Va bene, va bene, va bene. Senti, sei un grandissimo imprenditore italiano e io vorrei cominciare subito. Cosa? Dicono, ma non so, è difficile fare imprenditore oggi, eh? È difficile? Abbastanza. Beh, però dai, i risultati si vedono, nel senso che comunque GPL, diciamo, è in tutto il mondo e non solo quella, per cui diciamo che hai riscosso un enorme successo. Sì, sì. E parleremo un pochino, però io vorrei cominciare subito con un tema che mi interessa moltissimo, perché l'abbiamo anche ricordato prima, insomma Marchionne se ne è parlato molto, lui è stato da Fazio, ha fatto delle dichiarazioni che diciamo hanno creato un po' di scompiglio e sono state riprese da tutti i giornali. E allora vorrei farti subito una domanda seria. Okay. Come c***o si veste? Cioè io vorrei capire questa cosa. È il suo look, è il suo look. Ecco, lui ha sempre di solito questi maglioncini blu. Ma penso che lui ha fatto la sua tendenza, quindi si propone non in maniera classica, pinguinata come tutte le persone, giacca, vestito. Quindi diciamo che ha abbandonato giacca e cravatta per un no, look. No, ha tenuto l'azzurro della camicia che distingue la categoria, io li chiamo dei celestini. Dei celestini? Dei celestini, sì. Tutti quelli che lavorano su quel mondo lì più o meno hanno la camicia azzurra. Quindi sono i celestini? I celestini, si è messo sopra il I manager maglione. Sono i celestini? In genere sì. Ok. E soprattutto quelli che lavorano in televisione finanza. Io non lo voglio sapere che cosa sono, okay. Non voglio immaginare. No, però, ecco, allora, volevo chiederti questa cosa. Proviamo a fare degli esperimenti per cambiare un pochino il suo look e vedere come starebbe, diciamo, con... vediamo la prima proposta. Ok. Lo vedi bene tu, visto sì, che sì, sei no, un esperto di look anche, fai tendenza di solito? Ma una giornata sicuro, una giornata calorosa, una giornata importante. Quindi il rosso potrebbe azzardare diciamo ogni tanto. Vediamo un'altra magari proposta. Per San Valentino. Ecco, a righe, marinaretto così. Buono no, è più andare. Carcerato questo, direi il vero. Buono per andare, prima delle vacanze. Prima delle vacanze? Sì. Al mare okay. Soprattutto. Lui ha dichiarato di essere metalmeccanico, quindi... Ecco. Così lo vedi bene. Assolutamente sì. Così è perfetto. No, però adesso, a parte i nostri giochi da dementi, quali siamo, volevo capire questa cosa. Tu come lo rivisiteresti a livello di look? Ma penso che lui ha il suo look, secondo me sta molto bene, per cui continuerei su da questa celestino, strada. Da celestino va bene così. No, può cambiare la maglia, magari se vuole anche la camicia ogni tanto. Secondo te è sempre la stessa o la cambia? Mi sembra che la cambia. Sì, la camicia però è sempre quella. È sempre quella? Assolutamente. Ma sempre proprio una? No. È sempre quella, azzurra, con il colletto che... Ma ne ha più di una, tutte azzurre magari. Probabilmente, magari ne ha comprato uno stock. No, ma io sto cercando di immaginarmi tra l'altro il suo armadio. Che cosa mi metto questa mattina? Aspetta. Quanto ci metterà lui a vestirsi la mattina? Guarda che Tre minuti? I manager in genere, tutte queste persone della finanza, no, il massimo del problema è cambiare la cravatta. Cioè perché c'è qualcuno che sceglie il look loro per sono lui? Sono vestiti uguali sempre, tutti i giorni dell'anno. Cioè, per cui sono tristi abbastanza. Tu quanto ci metti a vestirti di solito? Abbastanza, perché vedi, cioè, non sono come loro. Loro hanno quello e basta. Nel mondo del casual tu veramente puoi esprimere la tua personalità, quindi puoi cambiare tutte le cose. E ti fai la tua, il tuo mood del giorno, te lo crei con i vestiti, chi vuoi essere, dove vai. Il tuo mood questa sera è? Ma mi sentivo, non so, volevo... Un po' rock and roll. Volevo dare un tocco di rock, di allegria. Okay. Ho messo quindi tutta questa maglia pagliettata. Ragazzi, sei pagliettatissimo questa sera, eh? Non è poco per me, Guarda che Grace Jones ti chiama dopo la puntata, te lo dico, eh. Se ti vede adesso in onda... Ma
tornando invece a Marchionne, avrei una domanda frivola, visto che anche tu sei appunto un importante imprenditore italiano. Lui ha dichiarato, no, che l'Italia in qualche modo è un freno a mano per la Fiat. Volevo capire tu che cosa ne pensi, e volevo capire se anche per te, insomma, che mandi avanti un'azienda importante. Penso che Marchionne, il fatto di rappresentare una grande industria, quindi per i volumi che fa, sta dicendo delle cose giuste. Sono cose che, per esempio, io le faccio da 30 anni. E secondo cioè, me tu 30 anni fa hai deciso di investire. Penso sia giusto che tu vada a produrre dove è giusto produrre quel tipo di prodotto, perché poi è il mercato che fa diventare grande l'azienda. Non puoi presentarti sul mercato con prodotti non competitivi. Quindi lui sta facendo la giusta politica, ma soprattutto la cosa bella di Marchionne è che sta dimostrando, sta chiedendo all'Italia di cambiare. L'Italia poi è diventata un po' triste, è diventata ingovernabile. E anche per te l'Italia è un po' un freno? Ma lo è sempre stato, per cui sono salti che io ho fatto 30 anni fa. Però tu hai stabilimenti in Italia? Noi produciamo anche in Italia. Noi produciamo il prodotto giusto dove è giusto produrlo, diciamo. Che cos'è giusto produrre in Italia? Ma non so, tutte le cose di qualità, normalmente l'Italia ha una mano in più. Ok, però insomma diresti che condividi abbastanza la sua opinione? Penso che lui è un grande imprenditore, secondo me sta dando la lezione giusta, che l'Italia ha bisogno di sentire un qualcosa forte. Che normalmente l'Italia è in mano a troppe persone, troppi centri di potere, tutti quanti tentano di fare i propri interessi. E all'estero è più facile? All'estero è più facile essere te stesso, è più facile provare di fare qualcosa, cioè l'Italia direi è quasi impossibile. Ok, senti, tu vivi e lavori a Bassano? Cioè nel vivo senso Bassano. Che vivi, sì, vivo Bassano. Il mondo, ho vivi casa il mondo Bassano. Però la tua base è Bassano. Le mie aziende più o meno sono su quell'area. Esatto, sono lì. Tra l'altro tu hai festeggiato recentemente i tuoi 55 anni e insomma potendo scegliere, non so, di festeggiarlo tra New York, Milano, Beverly Hills, un atollo alle Maldive, tu hai scelto? Ho scelto Bassano perché è la città che vivo, quindi è la città che chiaro? Dicevo che Bassano è diventata internazionale grazie a te, infatti se andate a farvi un giro a Bassano potete incontrare Angelina Jolie che fa le foto sotto il classico cartello, ma non solo, vediamo, ecco qua c'è Bono al bar che si fa, non so cos'è, uno spritz, mi immagino, con dei turisti. Ma Bono c'ha il marsupio, scusate, siete pazzi. E Beyoncé alla stazione. È possibile. È possibile, vero? Perché vengono a trovarmi, io... Chi hai portato a Bassano del Grappa, tu? Alcune di loro. Sì. Te. Sì, ci sono state. Non so, calciatori, miei amici che sono vicini a me nel business. Io vi voglio dire, Bassano è la nuova New York. Segnatevela questa cosa, perché è così. Dimmi la verità, in realtà ti paga la Proloco di Bassano, te? Beh, non è così, però... Però in qualche modo sì. No, mi piace questo posto, perché la gente ha un'attitudine diversa, piace... lavorare, fare qualcosa, è molto umile, molto gentile, tu puoi incontrare al bar, ti offrono da bere anche se non ti conoscono. Per poi cui... incontri Bono. No, no, e poi non sono invadenti, quindi non vengono, anche se sei con qualche personaggio famoso, non vengono perché a perché non lo riconoscono forse. Jeffy! Noi qui facciamo un sondaggio vero, verissimo. Guarda che scherzavo prima, Sì, 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 sì. Ma l'abbiamo commissionato e ce lo... Un verbo? Ce l'ho? No, ce lo farà la nostra Geppi Cucciari, racconterà la nostra Geppi Cucciari? Grazie, veramente? Va bene, bravissima Vicky, sì, grazie. Geppi. Grazie.
È un bellissimo lancio questo, però io devo dare la pubblicità adesso. Vuoi dire qualcosa prima? Chi cambia canale è un truffaldino, vuoi anche aggiungere? In onore dei nostri amici della Jalapas. Pubblicità, tornato con Renzo Rosso. Siamo in compagnia di Renzo Rosso e allora abbiamo il sondaggio. Abbiamo il sondaggio. Abbiamo il sondaggio di Geppi Cucciari che abbiamo sospeso. Sì, Vicky, confermo, abbiamo il sondaggio. Abbiamo il sondaggio, perfetto. Abbiamo il sondaggio. Geppi. Vorrei ricordare a tutto il pubblico che ci sta seguendo che il sondaggio è vero, purtroppo. Sì, è vero. Quindi io do subito il benvenuto a Renzo perché comunque io sono una fashion victim, anche se forse più victim che fashion, ma cosa conta? Vittima di certo degli stacchetti così a caso. Tu insomma sicuramente sei l'inventore insomma di questi jeans fantastici per tutte le tasche, proprio per tutte le tasche, a patto che siano molte, grandi e capienti. Sai anche comunicare in maniera eccelsa, hai fatto delle pubblicità che sono rimaste addosso a tutti. Tutti abbiamo visto la tua campagna Be Stupid che cambiava insomma nelle sue sfumature in ogni singola regione. Ecco, abbiamo quella che avevi prevista per la Padania, che è questa. Be Renzo, proprio col figlio del senatore. Perché c'è comunque anche una commissione, qualcosa tra la moda e la politica. Infatti abbiamo anche un altro claim che insomma è stato preso in prestito dalla PD in maniera PD. Diretta. Ispirandosi a Renzo. Si unisce. Non è vero che il PD non è elegante. Per il PD non sarebbe male questo. Come? No? Per il PD non sarebbe male. Potrebbero anche vestirsi con le sue cose, sarebbero più eleganti di certo. Esatto. Prima domanda del sondaggio, caro Renzo. Renzo Rosso fattura oltre 1 miliardo di euro all'anno. A lei l'idraulico l'ha mai fatta la fattura? L'Italia così si divide? Sì per il 16%, no per il 60, quasi 68%. Che fate? Sfottete un irritato 15,8%. Quanta cattiveria nei confronti di questa categoria, quelle degli idraulici, che si sa, mi dicono che in un certo immaginario collettivo non fanno la fattura, ma di certo certi numeri sì, perché so che molte casalinghe prendono proprio a colpi di macete il rubinetto pur di chiamarli più e più volte. Però il dato è interessante, 1 miliardo di euro all'anno. Hai figli in età da moglie? Così, te lo chiedo. Quando erano piccoli, la paghetta, cosa gliela davi in botto? Cosa facevi? Ti chiedevano Topolino di comprarvi la redazione di Topolino? No, no, la do la paghetta. Adesso ho delle piccole e do la paghetta di 5 euro. 5 euro? 1 miliardo di fatturato! Bambini! Bambini! Perché... Don't try this at home, don't try this at home. Se avete 1 miliardo di fatturato, non date 5 euro ai vostri figli, che no, crescono potesi dentro. Devi dare il sapore delle cose, mi ha insegnato mio padre. Cioè, quindi far guadagnare la soddisfazione di essere arrivati a comprarti qualcosa. Cioè, poter dare tutto e subito, levi proprio il desiderio, la voglia poi di arrivare ad avere qualche sogno. Giusto. Arisa, guarda Arisa. Cosa... Sono d'accordo. Anche a lei puoi dare 5 euro che le servono, per favore? Perché la cosa bella tua, Renzo, è che tu non ti sei montato la testa e che hai mantenuto anche una certa sobrietà. Ho letto che nella tua casa a Bassano c'è una serie di massi di pietra che raffigurano la costellazione della Vergine, che è il tuo segno. In fabbrica. Ecco. In fabbrica. In fabbrica, scusa, hai fatto scuola, stava per fare qualcosa del genere anche Berlusconi a Villa Certosa. Ma purtroppo lì una vergine proprio non si è trovata, proprio non... Questo è bello. Renzo Rosso ha prodotto dei jeans insieme all'Apo e il Can. Secondo lei la cerniera è davanti o dietro? Davanti! Il basso
questo umorismo insito in queste tre semplici righe non rende giustizia a quello che sarebbe la Fiat senza l'Apo. Cosa sarebbe la Fiat senza l'Apo? Niente sarebbe, niente, niente. Li licenzierebbero lo stesso. Sono d'accordo. E non dovrebbero mettersi quelle magliette, tra l'altro, che sarebbe già una gran bella notizia. Vogliamo poi non dire che l'Apo è un genio della comunicazione. Quando era in Fiat fu lui a inventare la 4x4 Fiat e chiamarla 16, anche se voleva chiamarla 28 perché si è confuso un po', diciamo, con la matematica. Saluto te Renzo, complimenti perché tu, a differenza di qualche tuo collega, tu di nero hai solo i vestiti e non i conti in Svizzera, perché sei un uomo onesto. Grazie Renzo. Grazie. Gianni Cucciari. Allora, senti, possiamo parlare un pochino di Be Stupid? Insomma, uno slogan che appunto Diesel o GPL, non so più come chiamarlo, ha fatto. E intanto, per te gli stupidi sono Mandela, Martin Luther King, sì. Poi abbiamo Obama e Gandhi. Uh-huh. Ecco, la puoi spiegare un pochino meglio per magari quelli che non conoscono l'idea di Be Stupid? Lo stupido in genere sono quelle persone che hanno... Ecco, chi sono per te gli stupidi? Quelle persone che vedono le cose come potrebbero essere, mentre le persone normali vedono le cose per quello che loro sono. Quindi le vedono, sono così, le criticano, le contestano, fanno un casino pazzesco. E invece gli stupidi sono quelle che vedono come le cose attuali potrebbero essere cambiate come potrebbero essere, per cui tutte queste persone le chiamiamo Be Stupid. Stupid. Arisa? Sono d'accordo. È d'accordo. È lo stesso concetto dei pazzi, cioè nel senso che secondo me nella follia c'è un fondo di verità molto radicato, e adesso ho detto una cosa seria. Sottolineata questa cosa. Più che follia, secondo me c'è la voglia di cambiare, la voglia di vedere le cose in maniera più diversa. Attuale. Ma cioè, diversa, ok, è diverso, però è mettere le cose per quello che avremmo bisogno di vedere. Purtroppo le cose vanno avanti troppo in maniera per quello che sono, o meglio per quello che era il passato. Quindi c'è poca innovazione in genere, okay. Soprattutto la politica penso sia la parte più incredibilmente negativa, che non riescono proprio a vedere le cose, soprattutto loro che fanno le leggi per i nostri figli, non riescono a vedere come invece il paese ha bisogno di innovazione e vedono solamente la protezione del loro culo, della loro sedia. Io a questo punto ti voglio chiedere una cosa. Io vorrei lanciare una linea di jeans che si chiama 38 a Umma Umma. Allora vieni con me, perché secondo me è un'iniziativa molto bella. Qua. Allora, per tutte le donne normali, ok, ci prometti questa cosa, che facciamo un b-side di Diesel, dai, la 38 Umma Umma, quella che anche se hai la 42, ma in testa hai la 38, tu entri nel negozio, è una 42, con un'etichetta che dice 38 a Umma Umma, così io me lo provo, però... Non glielo devo dire a nessuno, però. Quello è un buon concetto. Allora, tu non ci crederai, ma ci sono molti brand che scalano le taglie per fare pensare alle donne di essere più magre. A noi piacciono moltissimo. Lo so, lo so. A questo punto voglio ringraziare Renzo Rosso della Diesel. Sì. Grazie mille. Applaudati pure, Renzo. Ok. Di là. Qua. Grazie mille. No. Di là. È proprio finita. Ok. Ok, ciao. E adesso Arisa presenterà la nostra seconda ospite. Prego Arisa. Oh my little pretty one, when you go by me sometimes, Sharona, oh you make my mother run, gone and come and go off of the line, Sharona.
never gonna stop, give it up. Such a dirt in my eye, always get up with a touch of the younger kind. My I ooh, my Sharona. Come a little closer here, over here, close enough to look at my Fabio Volo. Keep a little mystery, kissing me, running down the length of my tight Sharona. Never gonna stop, give it up. Such a dirt in my eye, always get up with a touch of the younger kind. My eye, ooh, my Sharona, my Sharona, my Sharona. Certa età, comunque. Hai dolori? No, però insomma, meglio se non le faccio stai più queste cose. Stai dicendo che sono pesante? No, di carattere, dici? O no, fisicamente? Fisicamente? No, sono io di che carattere? Sono... No. Usi ancora quel profumo da donna? Senti? Sì. Sì. È vero, lui usa un profumo da donna, vogliamo dirla questa cosa? C'è qualcuno che vuole annusarmi? No. Uso no. Anche un detersivo per l'intimo da donna, se volete annusarmi. Accomodati, Fabio Volo! Oh, che bello! Ciao. Allora, devi smazzare dalla nostra Melissa P, che tra l'altro ti volevo presentare. No, ciao. Lei ti farà il mazzo. Con la sinistra, no? Con la sinistra. No, guarda, in realtà... Che cosa? Scusa un attimo. Con la mano si smazza con la sinistra, no? No. Non lo so. Normalmente sì, ma quello me le faccio io, no. Come la smazzo? Senza mani? La smazzo così. Okay. Bene. Dove mi siedo? Qua? Non lo so, puoi essere creativo tu sul divano, perché troppa gente si lamenta di questo divano. No, stai in punta? Come le paninare ai tempi miei. No, così mi cosa sembra... Cosa facevano le paninare ai tempi tuoi? Ai tempi dei paninari, tu sei molto giovane, le ragazze, c'era la sella lunga del sì, ma si stava in punta così. Stava così in punta. Sì, era vietatissimo, cioè così non si poteva non stare, si stava così. Ok. Ciao. Sì. Ciao. Che bel pubblico. Da quant'è che non viene in televisione? Dall'ultima volta con te. Quindi l'anno scorso. Ti voglio dire che andiamo in onda registrati dopo Fazio. Ah, sono appena stato da Fazio. È vero. Mi sono trovato molto bene, adesso dai, che poi magari succede qualcosa e non ci vado. Sì. Senti, Fabio, perché mi stai guardando così? Perché sei diversa, sei diventata più bella, più donna, sei quasi donna sì. Nel senso... So che a te piacciono le donne mature, a me piacciono l'altro. Le donne, sì, mature, sì, ma più mature tanto. Qualche bozzetto... E no, non sono ancora così matura però. No, ma difatti però io non ho mica fretta. Cioè, nel senso... Bello. Senti, ma hai avuto modo di conoscere Arisa? Sì, personalmente, no, l'ho vista nei corridoi e una mattina a Radio DJ, quando avevi ancora gli occhiali. Quando mi invitavano ancora. Quando ti invitavano. Dopo Sanremo. Dopo Sanremo. Non ti invitano? No, io non c'entro, però. Ti invitano? Tu la inviteresti? Sì. Io non faccio un programma con gli ospiti, giusto. Però la inviterei, ma anche non in radio, la inviterei anche... In generale? In generale, sì. Ok, insomma... sono molto contenta. Vedi? È felice? No? Sì. Sì? Ok. Tornando a Fazio, no? Sì. E sicuramente una cosa che lui non ti ha fatto... Oddio mio. È la googolata. Ah, che la googolata. La googolata per vedere se mie... digiti Fabio Volo. Cosa viene fuori? Cosa viene fuori? Fabio Solo. No, guarda. Wow. Ecco.
Che faccia hai qua? Di queste? Sì. Non me ne piace neanche una. Non te ne piace neanche una? No. Però dai, c'è la faccia da piaccione cazzaro qua. No, è un po' così, io sì. Però c'è la versione capello corto. Sì. C'è la versione capello un po' più lungo. Sì. E poi tipo questa qui di stasera con tappo sopra. La versione copre un po' la cute con il trucco. È vero che si fa? Cioè si bruciano il tappo? No, adesso si fa con il trucco, però a me l'hanno fatto anche proprio si fa col perché tappo di sughero. Perché tu hai la piazza qua? La piazza, sì, c'ho anche i vicoli che vanno giù. Però sì, c'ho la piazza e che parte, cioè adesso diciamo che c'ho l'attaccatura altissima. E dietro c'ho la cosa... C'è molto alta in Italia. Difatti mi spiace di non essere ebreo, perché potevo mettere quel bellissimo video. Era più carino. Senti, allora, digitando Fabio Volo esce questo. Però Fabio Volo è un nome d'arte, perché in realtà tu ti chiami Fabio Bonetti. Bonetti. Sì. Allora, abbiamo digitato Fabio Bonetti, vediamo. Qualcosina c'è sempre, soprattutto c'è sempre... quello lì, vorrei far notare questo. Baricco o il vecchio signore? Ecco sì. Lì. È uscito Baricco con Fabio Bonetti. È uscito anche Baricco con Bonetti. Non bello, si capisce... bello, sì dai, qualcuno lo sa. Però dai, per il momento mi sembra... C'è un tipo criptato là in cima che poi... Non lo sappiamo. Tra l'altro c'è un film di Alberto Sordi sì. e Monica Vitti sì. che si chiama Io so che tu sai che io so. E lui, Alberto Sordi, si chiama Fabio Bonetti. Per cui io da bambino ho guardato quel film un sacco di volte solo perché... Tu hai il telefono acceso? No, non ho... Chi è? No, neanche un messaggio. No, ma poi c'è l'opzione aereo, aspetta. Spegnilo. Aspetta, quello... Funziona l'opzione aerea. No, sentivo comunque non sono io, quindi ce l'hai tu e non avendo le tasche non ti chiedo niente. Molto... Ok, se Google... Adesso cos'altro? Adesso, no, secondo noi hai scelto Fabio Volo come... nome d'arte, che è una scelta azzeccata, perché se avessimo invece scelto e digitato, che ne so, Fabio Nuoto... Nuoto? Beh, che fisico però, cacchio. Ma che spalle. Sarebbe uscito questo? Guarda se avessi scelto Fabio a terra, invece. Oh, beh, comunque sembra sempre più belli di Fabio Volo. Sì. Eppure Fabio telefonare ore passi dovrebbe essere... Esce un cane, non so, esce due un cane sedie. E... Scusami, forse non l'hai notata? Non l'avevo notata, Sai che cos'è? Ma... Quella... Spiegamelo tu, Fabio. Quello è la raccolta... È la raccolta dello sperma, diciamo, del seme del cavallo fatto dal veterinario, che poi viene messo in una botte... Ci sono dentro circa 5.000... Arisa fa sì. Sì, è vero. Ci sono tipo 5.000 shot dentro che il contadino, o in questo caso quello dei cavalli, però si fa anche con le mucche, la mattina sì. inserisce una siringa, toglie una dose di... E mette spara. Un guanto di gomma. Sì. Posso andare avanti? Non so, non voglio che sia volgare, è proprio una roba no, che si fa. Non è volgare. Si mette un braccio nel sedere della mucca, nel buco. Proprio nel sedere, adesso tu stai dicendo cosa c'entra. E anche loro ogni tanto si divertono. No, scherzo. Scherzo. Mettono questo braccio dentro nel sedere, fino qua. Io l'ho fatto, per quello te lo dico, l'ho fatto in un sì, programma sì, televisivo. Ma lo immagino. Fa anche bene all'artrite, bel caldino. Vabbè, comunque. Fai così, con la mano tengono fermo l'utero della mucca e inseriscono la dose di sperma. La cosa divertente in tutta... Ecco, Arisa ha cambiato faccia. In tutta questa tecnologia, la cosa divertente, per esempio, io l'ho visto fare col toro la mucca, non con il cavallo, è che c'è una mucca, si chiama Captiva, una mucca finta, sì? quindi una roba così, certo. E sotto questa mucca c'è lui con una specie di, diciamo, come un preservativo di pelle, cioè quindi rigido. Sì. Il toro sale e lui infila questa cosa, però così, da un colpo solo, il famoso toro da monte, in realtà da un colpo solo. Da un colpo solo. Sì. Una quantità inferiore all'uomo, ma con più spermatozoi dentro, tic, e raccoglie. A volte succede che manca il bersaglio. Comunque è bello da vedere. È bello da vedere. Insomma, abbastanza impressionante. Ma devo dire che è stato... Anche il veterinario con l'occhio rosso. Esatto. Scemo che sei. Senti, io devo essere sincera, non ho potuto fare a meno di notare che anche questa volta
tu sei stato seguito da una quantità di donne. Dove? Qui allo studio, venendo qui in studio. So. Guarda, abbiamo il filmato. Questo è Buenos Aires, corso Buenos Aires. Questo è Milano, è l'effetto Fabio Volo sulle donne, questo è Milano oggi pomeriggio. La fortuna di fare questo lavoro alla fine, no? Eh sì, almeno sennò sarei morto quasi vergine. No, però un motivo per cui piaci, ho scoperto, l'hai dichiarato tu, è che da quando hai doppiato Kung Fu Panda, e deve, giuro, l'ha dichiarato lui. Le donne che amano l'uomo orso. No, io so che tu nell'intimità... Parlo come panda. Che tristezza. Cioè, aspetta, lui parla con la voce del panda in quel momento lì. Ah, sull'orgasmo, dici? Ma tu hai detto proprio in intimità. Sì, io l'ho detta questa cosa. L'hai detta tu? Ah, sì, sì, dell'orecchio. Ma come? Ah, sì, sì, e chi l'ha detta? Ma a me non mi sembra di averla detta, ma... Kung Fu Panda l'hai doppiato tu? Sì, ma in uno studio, non in una camera da letto, cioè nel senso... No, poi però non mi ricordo, io so che tu usi questa vocina qua poi con le donne, per sedurre un po' le donne... Ma adesso sto per venire, così? Che spunto! Ti è piaciuto? Ma a te ti è piaciuto? Eh? Maestro Shifu, ti è piaciuto? Così? Maestro Shifu! Si chiama... Il maestro che mi insegna le arti si chiama. Ma maestro tu la Shifu, usi doppia... questa cosa in intimità, questa voce in intimità o no? No, no. L'hai dichiarato tu? No, io grido cose più erotiche. Non con la voce del panda. Io ho paura quando insisti così, perché no, quando tu fai così arriva non qualcosa. C'è. No, okay, non c'è, no, non c'è. Io non mi ricordo di averla detta. Non ti ricordi di averlo detto? No, però che cosa urli in quei momenti lì? Io cose più il erotiche? Numero del radiotaxi. Perché poi voglio rimanere da solo. Dai, era una tristezza da maschilista, sto scherzando, ovviamente. Che brutto. Io dico, chi va a prendere l'acqua? Perché non c'ho mai voglia di alzare. Che io credo, siccome io sono darwinista... È una bruttissima battuta questa, te lo voglio sì, dire. Sì, sì, sì. E infatti, adesso voglio rivedere le donne che ti hanno seguito oggi. Vediamo. Tornano indietro. Era orrenda, Fabio. Sì, sì, sì. Sono gli sgoccioli. Sì. Senti, tu in realtà sei qui per promuovere un film. Sì, sì. Ciao, sei Fabio Volo. Sì. Questo è Victor Victoria sulla 7. E sono qui per un film. Ah. Oh. E devo parlare. Che si chiama? Si chiama Figli delle Stelle. Ecco. Che parte sempre la chitarra. Sono qui per Figli delle Stelle. Sì. Devo parlare? Allora, io con te vorrei inaugurare una rubrica nuova per fare promozione in maniera un po' diversa. Io sai che sono sempre, mi piace essere promotore di novità. Sì. E cos'è? Si chiama Promozione a cazzo. Ah, ok. E c'è la mia faccia sul logo? No, okay. No. Allora, partirà una grafica che dirà promozione a cazzo, tu dovrai alzarti, andare al centro e dire in 30 secondi quello che vuoi sul film. E entra random o c'è un motivo? Entra tipo, adesso, per esempio. E devo andare? Vai! Ma ce ne sono 30 altri? 30 secondi! Allora, buonasera tu. È sera per loro? Anche per loro? È sera, allora, sì. Allora, ok, è sera. Dipende per tutti, almeno su questo. Sì. Buonasera. Sono qui a promuovere Figli delle Stelle, un film di Lucio Pellegrini con Giuseppe Battistone, Pier Francesco Favino. Ma qualcosa di più accattivante, Claudia, quello quando, lo sanno. Più accattivante. Ciao. Hai 11 secondi. Non so cosa fare. Sono qui a promuovere questo film... E con la Pandolfi e c'è Paolo Sassanelli e Giorgio Tirabassi. Ma la... È finita? Ci tornerò o...? Ci tornerai. Okay. Cioè, tu in 30 secondi sei riuscito a dire solo il cast? Mi vedevo nel monitor, mi sono piaciuto un sacco e mi sono distratto. Io vorrei farla entrare la nostra Geppi Cucciari, perché la vedo lì. Come sei felice quando vedi Fabio Volo, tu?
Non trovo delle parole che all'oratorio frequentato da quando ero adolescente avrebbero appoggiato. Bene, allora facciamo una cosa. Mentre cerco le parole. Mentre cerchi la parola. Dei consigli per spendere meglio. Bravissima, perfetto. A tra poco con Fabio Volo, state lì. Bentornati. Bentornati. Siamo in compagnia di Fabio Volo. Con la giacca. Geppi Cucciari è qui pronta, ma prima di... Ma prima ho scoperto delle cose. Ah, Fabio Volo ha dormito nel letto di Melissa P. Sì. È vero. Un colpo di spazio gliel'ho dato io. Il primo, no. Poi... No, ha dormito nel mio letto, nel senso che una scena... Non voglio approfondire. Ma scusa, perché sennò sembra che dormo con tutti. Io mica ho dormito con Fabio Volo, ha dormito lui da solo nel mio letto, io non c'ero. Lei era sveglia, io ho dormito e ha approfittato di me. una scena del film l'abbiamo girata in casa sua, per cui io ho dormito nel suo letto, però non io, il personaggio del il personaggio del film. Interpretato da? Da me. Quindi io. Ecco. Vabbè, poi, però se questa è la... Cioè, no, la... l'altra cosa, io ti ringrazio, ho voluto fare un complimento, mi ha detto comunque stai bene così, hai messo su quei 2 o 3 chili. Sì, è vero. No, 2 o 3, ne avrei messo su uno, però... Da me. Testa via meno uno, finalmente uno c'ha una roba... Cioè, io sono... Cioè, non capito? Si dicono queste cose alle donne. Ma scusa, la bellezza... No, scusami, secondo... allora... No, ma prego, io sono venuta a fare il sondaggio, volete anche parlare della sua infanzia... montagna. No, però posso solo giustificare questa cosa che ha introdotto lei. Fabietto, ti prego, no, io vorrei essere un po', no, vorrei intanto. Grazie, intanto porto un, prego Vichino, intanto porto un gusto, però perché hai fatto così proprio? No, lì? Dico così, ho detto porto un gusto, nel senso che ormai c'è questa cosa delle etichette, delle cose, tipo modelle belle, cioè invece le modelle per la metà sono dei cessi, capito? Allora invece le donne belle sono come te, capito? Sei un paraculo, sei un paraculo. No, ste secchine. Cioè. E a proposito di belle donne, ecco. Oh, Geppi Cucciari! Non fare gesti, di una cosa di Geppi. C'è una foto anche che ti rende molto giustizia. Ma che cacchio di foto abbiamo tra messo? Milioni sono io nel film. Sei tu nel film? Essendo un bravo attore, se lo cambio. Sì, con o senza barba? Non lo so, mi piace più così. Tu guardami quando io posso cominciare. Comincio? Allora, do il benvenuto finalmente in prima persona a questo grande artista completo, poliedrico, attore, conduttore, DJ, scrittore, maniaco sessuale, tutte, ce le ha tutte. Alcune attività di queste menzionate più riuscite di altre. In realtà Fabio dico solo questo per invidia, perché tutti e due scriviamo libri, solo che tu vendi 30 volte quel numero di copie mie, e quindi sono morsa proprio dall'invidia, perché questo comunque è un segno della barbarie che affligge questo paese. Allora, un uomo umile, perché ho letto la sua biografia, scoprendo tante piccole curiosità che lo riguardano, si è dato come riferimento Gesù, Dante, Shakespeare e Michelangelo. Allora, sui primi tre non lo so, ma se per Michelangelo intendevi la tartaruga ninja, sei su un'ottima strada. Qui ormai di casa, tant'è vero che come prima accennava Vicky, il pubblico è composto da sue ex fidanzate e fuori sono rimasti 2 pullman. Allora, veniamo, caro Fabietto, chiudete pure la porta, al sondaggio che ti riguarda, prezzolato, ben pagato da Beppe. Allora, la prima domanda, che è la nostra gente. Ciao, okay. Salutiamo Beppe. Caschetti. Fabio Volo, abbiamo lo stesso agente, noi tre, lo sapete? Noi ciao tre. Beppe. Fatemi delle domande. Ciao Beppe. Ciao Beppe.
No, mi piaceva molto la domanda del... Allora, Fabio Volo ha solo la terza media, non sarebbe un perfetto ministro dell'istruzione? Sì per il 52%, no per il 22%, piuttosto che la Gelmini, anche Biscardi, il 25,3%. Che tu hai solo la terza media non si vede, perché con la tua vita sei andato, diciamo, decisamente oltre qualsiasi titolo di studio. Ti facciamo i complimenti, sei un esempio per tutti. La Gelmini non ha la terza media, ma si direbbe, Vicky, stai benissimo, comunque l'importante è la salute, come ti dicevo anche l'altra scusa, puntata. Scusa, che ho bisogno dell'acqua, posso chiedere? C'è un problema, come sai, il ministro ha fatto appena togliere da una scuola elementare di Adro il simbolo della Padania, cioè questo. Ecco, se tu fossi ministro della pubblica istruzione, sicuramente il tuo simbolo sarebbe questo. Questo. Poi ti lamenti se ti danno del comunista. Vicky, vuoi bere? Veniamo alla seconda domanda. Fabio Volo ha avuto l'ultima fidanzata a 21 anni. Sarà per questo che un tipo così alla mano... Che schifo. Sì, per il... Sì per il 31%, no per il 16,4%, siete peggio del bagaglino, 52,4%. Un dato importante, oltre il 50% delle persone intervistate non sopporta più l'umorismo triviale, Vittoria Cabello, non sopporta più le battute di basso livello, con battute gravi e scontate. Cosa significa questo? Che sta per cadere il governo. Più che egocentrico, Fabio Volo si definisce egosintonico. Non trova pazzesco che i giornali si bevano queste fesserie, io dico? Sì, 68%, no, 32%. Allora, il 68% degli italiani pensa che tu ti diverta a turlupinare i giornalisti, dicendo loro delle parole così senza senso, in qualche modo, per obnubilarli e confonderli. Cioè, se non li convinci, li confondi. E lo fai anche nella vita, sagoma. Allora, ti leggo alcune delle tue dichiarazioni e tu mi sembra che fai parte di quei soggetti che basta citarli per farli inorridire. Ecco, perché tu ti dimenticherai di averle dette queste cose, ma le hai dette. Voglio una vita che vada a tempo col mio respiro, voglio buttarmi per cadere verso l'alto, posso amare gli altri solo se imparo ad amare me stesso. Ricordiamo a tutti che Fabio martedì camminerà sulle acque dell'idroscalo e mercoledì... Siete tutti invitati, è gratuito l'ingresso. No, tutti invitati mercoledì che mi moltiplichi Moito Arachidi alle Piaure al Radeschi e giovedì gnocchi. Moltiplico la figlia. Fabio Volo si infuria quando insinuano che i suoi libri li scrive un ghostwriter. Ha ragione, sì per il 31% di maliziosi, no per il puri di cuore 46%, sono io il suo ghostwriter 21,8%. Allora, la maggioranza degli italiani pensa che i libri li abbia scritti tu, però un ghostwriter qualche volta potrebbe aiutare. Però io, se di farti un piacere, faccio vedere la copertina del tuo prossimo libro. Il codice da Volo, cioè il tuo codice fiscale. Momento a cui pensi nei momenti, nelle tutte le tue implicazioni contributive. Adesso guarda, io ti do veramente un grandissimo in bocca al lupo per il tuo film I figli delle stelle, anche per l'altro film tuo che uscirà a Natale, ormai sei pronto per il cinepanettone, quindi Natale a calcinate sarà prossimamente sulle sale, nelle sale, sempre meglio del film veramente che ti meriteresti di girare per come hai trattato alcune donne della tua vita. Dopo Natale a calcinate, Natale a calciculo, Fabio. Ciao. Senti, l'hai salutata, grazie, Vicky? Geppi. Non t'ha salutato, Vicky. Scusami. Sa. Siediti. Ciao. Ciao. Tante cose in casa, arrivederci. Grazie, Geppi. Senti, lei tra l'altro con il sondaggio ha introdotto l'argomento ghostwriter, no? Ah, sì. Ecco, tu, visto che scrivi, insomma, libri di successo, tanti libri di successo, tra l'altro adesso sei in classifica con 5 libri, giusto? Sei nei primi 20, tra l'altro. Sì, ecco. Sì. Non essere timido. No, 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 no. Tra l'altro mi presti 600.000 euro? Perché c'è... Ce li ho qua.
C'è già il camerino. No, però adesso, tornando al discorso ghostwriter, scrivi bene e voglio capire chi è il tuo. Scrivo bene? Ah, chi è il mio? No, ma sono io purtroppo. Sei tu? Sì. Non ce l'hai? Non ancora. Ecco, però a volte la gente pensa questa cosa. Noi no, io lo so che non ce l'hai. No, però ci sono delle... No, tu faresti il ghostwriter? Scrivere un libro per un altro? No, non un libro, non so, discorsi. Sai, non so, per esempio, tanti politici hanno i ghostwriter. Ah, no, non lo farei. Hai detto sì, eh? No, mi piace molto scrivere, per cui scriverei qualsiasi cosa, però non credo di no. Ma io quando sono qui sto sempre parando il colpo. No, non so no, perché lo sai che Berlusconi ce l'ha il ghostwriter, noi lo conosciamo? Sì, lo conosco anch'io. Te lo faccio vedere, guarda, vediamolo. Presidente Berlusconi, buongiorno. Siccome questo è un comunista, non lo saluti e piuttosto prenda una penna dal taschino. Tanto per un caso di reputazione, no? Siccome siamo la stampa cattiva, ho sentito dire. Non lo stia a sentire e faccia scarabocchi sui fogli come i bambini dell'asilo. Di veline, diciamo, che sono andate alle sue feste. Beato lui. È invidioso, eh? Sì, certo. Rida, presidente, rida, ancora! Ora basta. Faccia una battuta terrificante delle sue. Veramente se... Abbiamo molte turiste straniere che hanno prenotato per le vacanze del prossimo anno. Bene, è riuscito ad agghiacciare Zapatero, bravo. Darle dimissioni per tranquillizzare un po'. Dica una cosa che dice sempre, vada di repertorio. Vedo che lei legge solo l'Unità e la Repubblica, complimenti. Dica che piace al 38% degli italiani. Io ho il 68,4% di ammirazione da parte degli italiani. Ha detto 68? Sa che non ha sentito. Dica che è un bravo presidente, ma non esageri. Credo sinceramente di essere stato e di essere di gran lunga il miglior presidente del Consiglio che l'Italia abbia potuto avere nei 150 anni della sua storia. Ma perché devi improvvisare? Sì, lo conoscevi, no? Facciamo tutto di sì lì. Sai che siete un po' simili come storia. Io il ghostwriter o io Berlusconi? Berlusconi? Ah, addirittura. Sì. Vabbè, insomma, diciamo che... Allora, possiede un sacco di case, giusto? Chi? Tu. Io. Dai. Poi? Quante case hai? Due. Qualcuna dozzine. Di più? No. Due dozzine. Va bene. Ti piace la gnocca? Adesso un po' meno. Forse anche a lui. Poi fai un Faccio sacco di soldi. Faccio il tappo in testa quando vengo in televisione. Fai un sacco di soldi con l'editoria, la TV, così, quindi in qualche modo, cioè siete simili. Anch'io ho iniziato cantando come lui. Hai iniziato cantando anche tu? Sì. Tu potresti fare il prossimo presidente? No. Potresti fare il ghostwriter su. Ah, sì. Cioè, sì. Lo so che la pensate diversamente, però non sarebbe male. Lo posso male. Fare, sì. Se vuoi, sì. Cosa gli scriveresti? Scusate, ragazzi, ce l'ho messa tutta, non ce l'ho fatta, adesso però vado. Ma senza polemica, ecco. Senza polemica. No. Bello, non sarebbe male. Quindi non lo faresti il ghostwriter, o sì? Sì. No, vuoi che dica sì? Non so, mi piacerebbe. Sì. Per chi? Devi andare là. E allora 30 secondi. Il ghostwriter è seduto in prima fila, sì, se mi vuole dire qualcosa. E niente, è un film che parla, insomma, di questi. Io sono un operaio di Marghera, quindi parlo un po' in Veneto e conosco questi ragazzi un po' romani, un po', insomma, di tutte le parti d'Italia. Siamo tutti dei precari, ci mettiamo in testa che dobbiamo rapire un politico per incassare i soldi e darlo alla vedova di un mio compagno di lavoro che muore sul lavoro. E invece poi rapiamo il politico sbagliato ed è una commedia, ma la cosa più importante... Non sembrava però, Si ride. Ma forse dopo... Dai,
vai? Non so, una cosa simpatica da dire nella promozione. Non adesso, però dopo, quando ci ricapita. Ma c'hai ragione, qualcosa che vi è più ammiccante. Mi serve una cosa che ammicca. Adesso ci penso. Senti, comunque tu sei qui per promuovere Figli delle Stelle. Ho appena fatto. Esatto. E, però so che stai preparando un nuovo film. Sto girando in questo momento un film che si chiama Il giorno in più, che è ambientato un po', diciamo, in Italia, un po' a New York. Chi è il regista? Massimo Venier. E ci sono io, c'è Isabella Aragonese, c'è Stefania Sandrelli, c'è Toffolo. Ecco, però questo non è il film che mi interessa. No. No. Perché io so che hai un progetto. Ha un progetto. E stai pensando addirittura di fare la regia tu, la regia. Ma la regia sono un po' di anni che me lo chiedono, diciamo. Ho sempre un po' detto no, prima o poi dirò di sì, insomma. Io vivo una condizione un po' particolare nel lavoro. Cioè tu farai il regista prima o poi? Sì, credo di sì. Ma allora vale tutto! Questo senso di pre... Benissimo. Grazie. Io posso vantare... Se vi siete appena sintonizzati, il momento vale tutto perché Fabio Volo farà il regista. Posso dire una cosa? Vanto 11 programmi televisivi fatti e scritti da me. Questa è l'idea più bella che abbia mai visto. Grazie! Io sono d'accordo. Vedi che c'è feeling? No, dicevo, questo senso di precarietà che ho quando vengo qui, che dico sempre, devo cercare di parare i colpi, però questo era veramente imparabile. Fantastico. E ti stavo anche facendo un discorso serio sulla regia. Sì, stavo anche partendo con un discorso serio. No, ma riprendiamolo pure. No, stavo dicendo che io vivo una condizione strana dal punto di vista professionale e dopo è ripartita la cosa. È andato tutto in vacca. Sì, insomma. Io ho anche lavorato con quell'uomo che adesso sta con quella giacca. È un amico d'infanzia. È il nostro assistente di studio. Puoi entrare, Tito, un secondo. Possiamo farlo vedere un secondo? Io... Perché è l'unico che è arrivato in ritardo. Vai. Tre figli. Se andate su YouTube e scrivete El Coraggius, che era la mia versione bresciana di Brevard, c'è anche lui. C'è anche Tito. Il Tito. Sei un po' in famiglia. Sono, qui. Sì, abbastanza. Mi fatti visto l'accoglienza. No, stavo facendo un discorso serio sulla regia. E ecco, ma lo vorrei fare anch'io perché in tutto questo io appunto mi voglio portare avanti. Dovrai fare dei provini, no? E qui devo dire che tutto quello che ti serve... Per fare dei provini? No, intanto non ho ancora deciso che sarà. Io la sto prendendo seriamente questa risposta e invece devo ridere. Facciamo un provino. No, è seria perché scusami, allora hai me e Geppi come possibili attrici. Sì, Charlie's Angel. Le Charlie's Angel italiane. Sì. Poi hai Melissa che ti può aiutare con la sceneggiatura, no? Scrittrice. Colonna sonora. Colonna sonora, Arisa faresti una colonna sonora per Fabio? un po' più convinta che non la... Sì! Chiameresti Arisa per farti la colonna sonora? Sì. Ok, è andata. Conserviamo questo video. Questo video.
Perché potrebbe essere una prova, dai, quindi raccontaci. Che cosa? Te lo chiedo, chi te lo chiede di fare la regia? No, è una, ma allora, ripeto, io ho questo approccio con il lavoro, nel senso che io vado per la mia strada e poi ogni volta che faccio qualcosa, fortunatamente o sfortunatamente, mi è sempre andata bene, poi divento quello un po' da prendere in giro per i libri, che non sono libri, però vendono tanto, i film, non sono un attore, ma c'è sempre questa cosa goliardica che mi diverte anche molto. Però l'ho sempre, diciamo, sostenuta. La regia sarà la cosa che probabilmente morirò dal punto di vista. Farai cagare senso. Almeno come regista, dai. Ma perché faccio ti riesce cagare anche tutto. In tante altre cose. No, però, scusami, adesso diciamo la verità. Tu hai azzeccato una formula, perché ti riesce bene tutto. Ma non è che mi riesce bene tutto. Mi riesce bene dire quello che vedo, nel senso, mi riesce bene per quelli e che mi è un seguono. Paletto, eh? No, però, per esempio, sulla regia, no? Se io domani facessi la regia, faccio un esempio, se io facessi delle inquadrature semplici, sì, mettiamo campo contro campo, un carrello, la critica dice, vabbè, che cazzo ha fatto fare il regista, che fa campo contro campo? Se dovessi fare dei movimenti di macchina un po' più voluttuosi, ecco cosa si è messo in testa. Cioè, comunque io, quando approccio nel lavoro, con i libri, con la TV, così, so che c'è quella fetta di giornalisti, scrittori... Che un po' di, però di fortunatamente poi dopo io alle persone a cui mi rivolgo, che sono anche queste persone qua, il pubblico qua, ti dà ragione. No, mi dà ragione, capisce un'onestà di fondo, che io non è che vengo pensando di essere Dostoevskij, io scrivo una storia al massimo che posso. Poi hai visto, ho fatto anche la terza media, poverino, qua volevo strappare delle lacrime. Ma smettila! Però io dico solo una grande frase. Io dico sempre, io finché ci sono meno duro, cioè sono in una stanza, bisogna menare, non è che posso dire questo meno, questo no, perché sennò prendi... Io, quando sei in nave, quando sei in mare navighi, quando sei a terra giudichi, io ho scelto di andare in mare. Ti piace questa metafora bellissima, romantica? Bellissima, mi sa che... Adesso ti prego, concentrati! Allora, non è la mia regia questo film, può essere ammiccante come... Bella, questo okay? Mi piace. Ed è un film molto divertente che tratta degli argomenti anche molto importanti come il precariato, come le ingiustizie sul lavoro. Cazzo, cose ammiccanti non ci sono. C'è Claudia Pandolfi fighissima. Una roba... Una cosa... È di una bellezza, lei, c'è Favino che è super sexy, c'è Sassanelli bellissimo con la giacca di pelle nera, così. No, non riesco a dire la cosa più importante. E che è? 7 euro il mercoledì, 9 durante la settimana. Allora, senti, allora io so che tu vuoi fare un appello, che è molto importante. Abbiamo finito? No. Ah, mi hanno detto che... No, si dice mai in televisione abbiamo finito. Ah, perché... Esatto. Perché poi la gente ha già cambiato canale a questo punto, no? Allora, farò una confidenza. Dove devo farla? Abbiamo un sacco di cose simpaticissime dopo l'appello di Fabio Volo, però è un momento delicato, io so che ci tieni particolarmente, quindi un po' di... Si lega molto alla domanda che mi hai fatto, ti piace la gnocca, le donne, così sì. Io ho detto un po' meno. Nel senso che quel personaggio... Stai cambiando. Finalmente, insomma, io ho fatto tutte le cose che andavano fatte nell'età giusta. Giusta. Adesso ormai mi avvicino ai 40, ne ho 38. Okay. Sì. E penso alle cose che hanno pensato tutti molto prima. Io sono un po' lento ad arrivarci. Ma ci sei arrivato, forse ci arriverai anche tu. Adesso apri il tuo cuore, guarda in camera, abbassiamo le luci, spallo, mettiamo pallina, un po' di musica. Così come e se vuoi prendi anche una pallina, prego. Volevo dire... fate presto a ridere voi lì. Provate chi in mare naviga, chi a terra giù. No, è che io non mi chiamo veramente Volo, no? Si sa, scusami, non mi giro più perché è giusto che parli con quella. Esatto. Io mi chiamo, ho un altro cognome, Bonetti. Volo è soltanto un nome inventato, è un prodotto come un prodotto di marketing, come il tonno insuperabile, per esempio, o i Chupa Chups, sono cose che si studiano a tavolino, quindi voi mi conoscete perché sono, ne so, un DJ accattivante, uno scrittore, un conduttore brillantissimo, affascinante, prevalentemente, insomma, mi conoscete perché ho anche un certo successo con le donne, nonostante il mio fisico, uno dire no, invece io sono una sorpresa a letto, devo dire, proprio forse per quello, non c'è aspettativa, pum, arrivo, dico, vabbè, dai. Comunque, adesso abbiamo riso, in realtà volevo dirvi che la verità è che io ne ho un po' le palle piene, perché sono solo, cioè
tutta questa cosa che ho detto delle donne, alla fine per il lavoro andava bene, ma poi adesso sono solo, mi ritrovo solo come un cane legato al palo della solitudine ed è solo business. Io adesso voglio una moglie, voglio una moglie grassa, coi bigodini, voglio tagliarmi le unghie sul divano mentre guardo la De Filippi, voglio una station wagon, voglio avere una multiproprietà alle Baleari. Ragazzi, a me non mi piace la figa, a me mi piace il camper. Il camper. Io... Cioè, quella voglia lì che dicevo della figa, mi ha fatto fare i soldi, ma adesso io voglio il camper, perché il camper mi darebbe la felicità. Dove mi fermo? Che bella vista, che bello scorcio. Basta. Ora... Provateci voi a uscire ogni sera con una modella da urlo, un'attrice rampante, una segretaria satanata che vuole solo sesso, che mi dice per me sei solo un corpo. Ogni volta sempre diversa. Io voglio svegliarmi ogni mattina con la stessa donna, voglio un condominio a Baggio, voglio l'odore dei broccoletti all'ingresso del mio palazzo. O voglio di un citofono con scritto Bonetti, voglio il prete che venga a benedire la casa, voglio pagare le bollette, voglio pure la mountain bike con i punti della benzina, cazzo. Cambio Shimano, 18 rapporti, io voglio meno rapporti del cambio della mia mountain bike. Io voglio una vita normale. E allora per dire basta a Fabio Volo, basta allo show business, domenica io sarò in tutte le piazze italiane in camper a guardarla De Filippi con una donna incinta, anzi grassa, coi bigodini, mentre mi taglio le unghie sul divano. Non voglio grano, voglio la felicità. Dimenticatemi. Grazie. È stato un bellissimo momento. Io ti ringrazio per aver scelto la nostra trasmissione per raccontare la tua verità. È un momento così. Ma io lo sospettavo. Io abito in una casa dove non chiudo la porta del bagno da 6 anni, non so neanche se ce l'ho la porta del bagno, perché io non c'ho nessuno in casa. Nessuno? Sai che non so davvero se c'ho la porta del bagno. E a volte quel profumo di broccoletti non sono i broccoletti. Allora, Fabio. Non mi dire che è finito perché sto ingranando. No. Adesso li facciamo tutto da capo e il resto faccio a cagare. Io voglio la festa. No, è il momento del ce lo manca. E a questo punto io vorrei invitare la nostra Melissa, perché visto che siete due casi letterari, io, come dire, inviterei qui... Due casi senz'altro. No, delle conferme. Trasuda sensualità, Melissa, qui. No, guarda, senza il maniaco io non vengo. No, ho detto trasuda sensualità. Vieni. Barzotto, vieni qui. Va bene. Sì, poi neanche sessualità. E lo so, però tu hai una certa reputazione, Fabio, è un po' così. No, sono semplicemente scoperto. Quello che faccio, dico. Sì. Ecco. Sei senza pelle. Sono senza palle a volte, però qua per terra. Ciao Melissa. Ciao, prima ho fatto finta di non riconoscermi, sono quella... Come, sono venuto a salutarti di corsa? Mi hai fatto il piacere, Fabio. Ho detto, magari non si quando ricorda. Lui, questo... quando era a casa mia a girare il film... Era simpaticissimo? Molto. Cioè, stiamo alludendo a cosa? Cosa arriva adesso? No, niente. Ok. Allora, io vi proporrò una serie di esperienze, dovrete semplicemente dire cielo o manca. A ogni domanda io e una... Sì. Vado? Chi inizia? Inizia Melissa. Ok. Anzi no, inizia Fabio, esatto, guarda. Esatto. Ok. Sei pronto? Ammazza. Pensieri profondi. Ce l'ho. Melissa? Ce l'ho, ma mi piacerebbe non averli. Bella questa. Colon irritabile. Colon irritabile. Collo? Colon irritabile, non ce l'ho. Non ce l'hai? No, manca. Ok. Gesù. Cosa, in che senso? Ce l'ho a casa, intendi? Sì, ce l'ho lì sul divano che mi guarda. No, sì, ce l'hai? Ce l'ho. Ce l'hai? Sì. Dentro di te? No, ce l'ho come riferimento. È vero che dormivi con Gesù? Con la statua di Gesù, sì. Sì, ma non nella versione cattolica della persona, ecco. Io credo che non sia Dio che si è fatto uomo, ma che sia un uomo che attraverso un'esperienza si è fatto divino, e quindi tutti noi...
possiamo diventare come lui. Ce l'hai quindi? Mi piace molto lui, sì, sono un super fan. Fan di Gesù? È il fan club che mi piace tanto, diciamo. L'ho rubata questa. Melissa? No, non ce l'ho Gesù. Non ce l'hai? No. Attraversare la frontiera con la marijuana in macchina. Ce l'ho, sì. E dove la nascondevi? La prima volta venivo in macchina da Amsterdam. Ah, quindi era sicuro? Dovevamo prenderne di meno. Siamo arrivati in Svizzera, c'erano le salviettine, come si chiamano quelle lì? Le salviettine, quelle per la macchina, sì. Lì dentro. Superata la dogana, era cazzo, dovevamo prenderne di più. E una volta invece molto più pericoloso, secondo me, negli Stati Uniti. Io non fumo più, quando fumavo avevo questa incoscienza giovanile che ora non ho più. Non fumo più neanche le sigarette. Neanch'io. E suggerisco a casa di non fumare. Smettete. No, io sono una tabagista convinta. Comunque la marijuana no, perché non ho la patente, quindi non sarebbe potuto accadere. Ok, va bene. Depressione. Sai rollare? Certo. Ah, okay, allora, sì, no, se no è inutile portarsela in giro, c'è un roll. No, figurati. Depressioni domenicali. Sì. Ma non proprio domenicali, diciamo che si spalma volentieri sulla settimana. Sì. Idem. Ok. Scambio di coppia. In che senso? Nel senso... C'è solo un senso? No, nel senso che io non ho la fidanzata da tanti anni, però tipo che sono con una ragazza e un mio amico una ragazza e a un certo punto a metà serata dopo aver... Sì, quella roba lì. Ce l'ho. ce l'ho. Vabbè, come tutti. Arisa ci guarda... Credo come tutti, nel senso... Arisa no. Come tutti no. Ah. Ok. Melissa? Lo dico anche stasera, ce l'ho. Ce l'hai? Sì. Era la stessa sera, tra l'altro. Imbarazzo? Sì, ce l'ho. Sì? Sì. Quando? Sì. Non sembri uno che si imbarazza. Sì, tante volte invece. Mi imbarazzo complimenti, regali. Mi imbarazzano le cene dove... Non conosci nessuno? Devo essere una cosa che invece non so... Cioè, quando sono con le persone che non ho scelto. Ok. Sì, ce l'ho, l'imbarazzo molto anche. Moltissimo. Guarda come ti guarda Fabio. No, pensavo dicesse tipo adesso sul divano. No, sono imbarazzo. Cioè, quando per esempio mi chiedono queste domande orribili, tipo quanto hai guadagnato, quello mi imbarazza. Cosa ti posso dire? Cioè, perché non lo vai a chiedere? Quanto hai guadagnato? Sono le cose che ti imbarazzano. Sì, no, mi imbarazzo molto. Soprattutto con gli uomini, anche se non si... Tanto, quindi. Molto, sì. No, ha guadagnato tanto, intende, perché sì. L'imbarazzo è legato all'altro. Anche tu, però. Sì, io tanto. Forse tu più di me. Sì. No. Credo, certo. Ok, poi, sindrome da primo posto in classifica. No. Per niente. No. Ma credo nessuno. Credo nessuno che scriva, cioè, abbia questa sì, sindrome. È vero. Non... Credo che magari uno dica, spero che venda tanto, nel senso che piaccia tanto, però quella roba lì forse Bruno Vespa ce l'ha. Esatto. Sì, Bruno Vespa sì. Forse i giornalisti più che gli scrittori possono avere quell'atteggiamento lì. Comunque anche nella musica c'è tanto. Nella musica c'è tanto, Arisa? Nella musica c'è di più. Quella della prima classifica? Sì, un po' di più. Ah sì, eh? E se non arrivi prima in classifica? Speri di essere secondo. Autoerotismo. Autoerotismo? Sì. Masturbazione? Beh, ce l'ho issimo. Magic fingers. Io ce l'ho, sì. 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 Ma io sono buttata qui a fare Victor Victoria, quindi per forza, il mio fidanzato è a Roma. Quindi sì, certo, ce l'ho sempre avuto. Io anche con la fidanzata lì a fianco. Volevo dire che non è una questione geografica la mia, è proprio... Senti, soffiarsi il naso e guardare nel fazzoletto. Sì. Ce l'ho, sì. Sì, sì. Sì? Tantissimo, sì. Ma anche di peggio. Sesso a pagamento. Che sono stato pagato o che ho pagato o che io? Che hai pagato, uguale. Comunque tutte e due ce li ho. E qui. Ti hanno pagato? Mi sembra, sì. E quanto ti hanno lasciato? No, la cena.
Dai, no, sto scherzando. Che ho pagato io, sì. Che mi hanno pagato, non ancora. Però? Beh, sei un per buona... quanto vieni via? Stiamo parlando sempre di donne, no? Io il mio problema è quello, che devo fingere che non lo farei gratis. Però vengo via con poco. Io. Sì, con lo scudetto del Milan e due squadre. Melissa? Da pagante ce l'ho. Da pagante? Sì. Fantastico. A questo punto io ringrazio Fabio Volo, ringrazio Melissa. Arisa! Vieni qua, Arisa! Siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Ringraziamo anche la nostra Jackie Cucciari, Renzo Rosso, tutti quanti. E a questo punto, buonanotte. Qualcuno è caduto dall'altra parte dello studio e noi ci vediamo alla prossima puntata di Victor Victoria. Ma basta? Ciao! Ciao.